Umanizzare gli spazi ospedalieri e dare la possibilità ai pazienti oncologici, soprattutto i più piccoli, di vivere con maggior riservatezza, comodità e attenzione i momenti di cura e di degenza. Uno spettacolo teatrale ispirato ad un libro di Antonio Del Giudice è stato l'occasione per l'associazione Dricesta Onlus di realizzare una serata di beneficenza, il cui ricavato andrà a finanziare gli arredi per il Day Hospital del reparto oncologico dell'ospedale di Pescara. Buonasera, dottor Nissicò, prodotto dalla piccola bottega teatrale con Mario Massari per la regia di Martina Gatto, è una storia di oggi, con tutti i suoi chiaroscuri e le sue ambiguità. Domani sarò ancora su Cronaca del Sud. Sono indagato per lo scandalo e mi sembra giusto che il giornale le scriva, l'edicola batte cassa. Secondo loro sarei indagato per aver concesso un prestito di 50 milioni di euro che è finito in sofferenza. Io da solo con la mia sola firma. È una bufala, tecnicamente è una bufala. L'amministratore delegato di una banca non ha il potere di farlo, oltre il milione è il consiglio d'amministrazione che decide, è la regola. È una storia e comunque che vede coinvolti un po' tutti. È una storia dell'oggi, una storia di carriera, di ascesa, di gloria e di caduta di un banchiere travolto da uno scandalo che poi viene di fatto abbandonato da amici, dai figli, la moglie, rimane, si isola, si chiude in casa in una sorta di arresto volontario e rivede un po', ripercorre un po' la sua vita cercando di capire perché. Non è che cambi idea, non è che Nissicò da corrotto diventa buono nel momento in cui si rende conto che ha fatto un grave errore, che gli è costato innanzitutto la stima dei suoi genitori, che per fortuna sua non ci sono più. Lui non riesce a fare il salto, cioè entra in tutti i meccanismi della corruzione, tutto, ma non riesce a fare il salto di qualità. Una pièce teatrale su un argomento che riguarda un po' tutti noi. Sì, in un certo senso sì, perché al di là del protagonista comunque la storia è una storia umana, per cui in un qualche modo sfaccettata in modo tale che possa prendere un po' tutti, insomma, che ognuno del pubblico possa in un qualche modo riconoscersi, ecco, e magari disconoscersi, ecco. Un antieroe dei nostri giorni. Sì. Sì, suo malgrado, perché in qualche senso è costretto, perché prima del fattaccio tutto era meno che un antieroe, anzi era il leone della savana. Poi vabbè, accade qualcosa per cui è costretto in qualche modo a fare un passo indietro e rivedere dentro se stesso un po' quali sono le priorità. Nella merda, fatti vivo, aiutami. 112 sms caduti nel vuoto. Non una risposta che sia una. Da due settimane io non sento più nessuno. Ma dico io, nessuno che abbia la curiosità di sapere che fine ha fatto il dottor Nissicò! Uno spettacolo che questa sera viene interamente dedicato ad Adria Cessa. Come nasce questa collaborazione fra di voi? Io ho un'antica consuetudine con Adria Cessa da quando nel 2001 lavoravo ancora al centro. E loro hanno collaborato con me e io ho collaborato con loro. Li ho un po' aiutati a nascere e di questo sono orgoglioso. Questa volta siamo stati contattati da Antonio Del Giudice, che è stato un amico storico della Dricesta, che ci ha proposto questa bellissima rappresentazione teatrale tratta dal suo libro e completamente a beneficio della nostra associazione. L'abbiamo coinvolto con il progetto, siamo riusciti anche ad ottenere tanti altri contributi extra rappresentazione e in più abbiamo coinvolto nello stesso progetto tanti altri benefattori che da qualche tempo
tempo ci sono accanto. La cosa più importante di un'associazione è comunque dare sempre trasparenza sull'utilizzo dei fondi, ma soprattutto anche su quanto si raccoglie. E per noi è molto importante anche certificare il raccolto del nostro fundraising, ma anche dare dimostrazione di quello che abbiamo, come li abbiamo utilizzati questi fondi. Quindi ora c'è il raccolto, abbiamo seminato, stiamo raccogliendo e se tutto andrà bene nel periodo di marzo riusciremo a realizzare questo progetto di arredi del Day Hospital Oncologico che purtroppo vede i numeri aumentare con un grande margine, perché le nostre postazioni attualmente nel Day Hospital Oncologico sono di 10 e in una stessa stanza per uomini e per donne, mentre noi abbiamo proposto, e la ASL l'ha concordato insieme al primario, il dottor Garufi, di aumentare queste postazioni a 20, differenziandoli in due stanze ben distinte, una per gli uomini e una per le donne. Adricesta è vicino all'oncologia, ma perché è vicino agli ammalati. Oggi non possiamo pensare alle cure in ambito oncologico soltanto come il quanto si fa, anche il come si fa. E noi abbiamo bisogno anche di offrire quindi un servizio di qualità, che vuol dire mettere gli ammalati, e la maggior parte dei pazienti fa delle terapie durante le ore diurne, nella migliore condizione di comfort possibile. Gli ammalati spesso giustamente si lamentano del fatto che i locali non sono idonei, che le attese sono lunghe, che le poltrone non sono confortevoli. Allora per tutto ciò noi abbiamo bisogno di migliorare la qualità del comfort alberghiero vero e proprio, e da questo punto di vista Adricesta ci sta dando una mano. L'amministrazione ci sta sopportando, nel senso che l'amministrazione ha in mente di fare dei nuovi locali dedicati al Day Hospital oncologico vero e proprio, e noi speriamo di arredare al più presto questi nuovi locali con appunto delle poltrone nuove, con degli ambienti più confortevoli per consentire agli ammalati di stare meglio durante le ore della terapia. Diciamo, nell'ospedale di Pescara, un po' nella regione, c'è un rapporto medico-paziente unilaterale, nel senso che un paziente appartiene ad un medico e un medico appartiene a un paziente. Io penso che questo, oggi come oggi, non sia il modo migliore di porsi nei confronti della cura dei pazienti oncologici. Io credo molto nel concetto di team, di squadra. Cioè il paziente si deve sentire affidato ad una squadra, e la squadra è quella dell'oncologia medica di Pescara. Per cui la responsabilità, il senso di appartenenza, il rispetto del paziente e il rispetto anche dei colleghi devono diventare un po' una sorta di comandamenti su cui si svolge il nostro lavoro. Quindi è chiaro che tutto ciò necessita di tempo, perché bisogna anche abituare gli ammalati e i medici a questi cambiamenti. Ma io sono assolutamente convinto che più forte è il senso di squadra, migliore è la cura degli ammalati. Un assegno da 5.225 euro che l'associazione insieme con Matteo devolve questa sera ad Adricesta. Siamo con Assunta e Elio, che sono i genitori di Matteo e presidenti dell'associazione. Come nasce questa collaborazione? Allora, nasce per puro caso, durante un torneo di biliardino che noi facciamo nel nostro paese sono intervenute delle signore che conoscevano Carla. E dietro a questa cosa siamo stati contattati da Carla appunto per un eventuale incontro, abbiamo visto i loro progetti e tutto quanto ed è nato un piccolo contributo che abbiamo donato l'anno scorso per l'acquisto di due cullette nel reparto oncologico pediatrico. E poi quest'anno ci siamo risentiti con Carla con un nuovo progetto, appunto l'acquisto di arredi per il Day Hospital. E siamo riusciti, ringraziando il Signore con un piccolo contributo, a donare questo assegno. Il fan club di un gruppo straordinario come quello dei Nomadi, che si unisce ad Adricesta per solidarietà. Come nasce la vostra collaborazione? Allora, tutti i Nomadi Fans Club Italia sono associazioni che fanno o volontariato o beneficenza, altrimenti non si viene riconosciuti come Fans Club dei Nomadi. Quindi lo scopo principale, oltre a seguire ovviamente il gruppo, è fare beneficenza. La collaborazione con Adricesta è nata 4 anni fa, nel nostro primo anno di attività, perché tra le varie associazioni che abbiamo voluto aiutare abbiamo scelto una realtà locale, quindi perché Adricesta da più di 10 anni lavora all'interno dell'ospedale di Pescara, quindi possiamo toccare con mano quello che viene fatto con i soldi che tanti donatori
forniscono all'associazione Adricesto. Nel mese di marzo dovremo realizzare faremo comunque l'inaugurazione, realizzeremo il progetto e ci sarà sicuramente l'inaugurazione dove tutti sono invitati, dove comunque come sempre metteremo una targa con i ringraziamenti a tutti i nostri benefattori, perché è giusto che sia così, ma nel cuore abbiamo già i nuovi arredi, il progetto nuovi arredi per la pediatria, e quindi parliamo sempre di lettini, di comodini carini, colorati, ma sicuramente di ultima generazione e sicuramente letti più confortevoli, ma anche culle neonatali, perché ahimè anche i bambini da 0 a 12 mesi frequentano quel reparto. E dopodiché ci sarà, nel contempo porteremo avanti sempre alcuni progetti con medici volontari all'interno di alcuni reparti, perché voglio ricordare che noi portiamo il progetto Riflesso Rosso nell'ospedale di Pescara, che è uno dei 4 ospedali in Italia che riesce a fare questo screening neonatale oculistico prima della dimissione del bambino. Box.